rapporto c'è tra tiroide e gravidanza? Come cambia il fabbisogno dello iodio quando si è in gestazione per poter sostenere sia le maggiori necessità della tiroide materna che quelle che comincia ad avere il feto? Lo chiediamo al professor Luca Chiovato, che è il presidente dell'Associazione Italiana Tiroide. Che nesso esiste tra gravidanza e tiroide? Ma il primo nesso è che le malattie tiroidee sono più frequenti nel sesso femminile e soprattutto alcune patologie che sono quelle disfunzionali tiroidee, cioè l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo, sono malattie tipiche della donna in età fertile e ancor più lo sono in Italia, dove attualmente la maggior parte delle gravidanze vengono fatte dopo i 30 anni. Quindi corrispondono al picco di incidenza nella popolazione femminile dell'ipotiroidismo e dell'ipertiroidismo. Ambedue queste condizioni, quindi, seppure con una prevalenza variabile, cioè l'ipotiroidismo più frequentemente e l'ipertiroidismo meno frequentemente, possono essere presenti nel corso di una gravidanza, molto spesso preesistenti, in alcuni casi scoperti, diciamo anche durante la gravidanza. Se una donna è già sofferente, ha già un problema di tiroide e vuole mettere in cantiere una gravidanza, a che cosa deve fare attenzione? Deve fare dei controlli? Perché a volte la tiroide può causare qualche problemino nel restare incinta. Io credo che si debba partire da un dato, e cioè che l'ipotiroidismo conosciuto, quindi una donna che è già in trattamento per ipotiroidismo, deve o dovrebbe avvertire il suo medico, il suo endocrinologo, se in programma di avere una gravidanza. Questo perché la dose di ormone tiroideo aumenta fisiologicamente in gravidanza e quindi bisogna essere pronti ad aumentare questa dose. In ogni caso, se la gravidanza avvenisse, diciamo, senza programmazione, alla prima visita la donna deve sapere che deve misurare immediatamente gli ormoni tiroidei quando il test di gravidanza diventa positivo, consultare il suo endocrinologo per aggiustare la dose. Bisogna anche tenere presente che questo incremento della dose non necessariamente si verifica al momento in cui la gravidanza viene scoperta, ma aumenta progressivamente nel corso della gravidanza, quindi incrementi della dose di tiroxina, cioè dell'ormone tiroideo utilizzato per la sostituzione, devono molto spesso essere ricalibrati nel corso della gravidanza e hanno bisogno quindi di controlli della funzione tiroidea che, soprattutto nella prima parte della gravidanza, possono essere anche mensili, per adeguare la dose durante la gravidanza. Rischi particolari non ci sono se la donna viene mantenuta eutiroidea, cioè con gli ormoni tiroidei e il TSH normali, tenendo presente che i limiti del TSH, i limiti più alti del TSH durante la gravidanza sono un pochino più bassi rispetto alla donna non in gravidanza, quindi il controllo della funzione tiroidea durante la gravidanza nelle ipotiroidee deve essere un controllo più accurato, più stretto, con un range, diciamo, più ristretto di normalità. Ma tutto questo è molto facilmente fattibile. Professore, molte donne, o almeno comunque una certa percentuale che è in terapia per problemi di tiroide, ha timore che le terapie possano avere, diciamo, degli effetti avversi sulla gravidanza o comunque sul feto. Che cosa rispondiamo a queste donne? Io penso che lei si riferisca al problema dell'ipertiroidismo. L'ipertiroidismo in effetti è una condizione sia fuori dalla gravidanza sia in gravidanza, soprattutto molto più impegnativa dell'ipotiroidismo, proprio per quello a cui lei accennava, cioè al fatto che i farmaci antitiroidei attraversano la placenta e quindi, siccome anche dopo la 12ª settimana di gestazione anche la tiroide fetale comincia a funzionare, è ovvio che possono avere un effetto di blocco anche sulla tiroide fetale. Quindi la terapia dell'ipertiroidismo in gravidanza è una terapia che va sempre calibrata con grande attenzione, seguendo delle regole
che fanno sì che si abbia la sicurezza di curare la madre senza fare ipotiroideo il bambino. Bisogna anche ricordare che anche gli anticorpi che provocano l'ipertiroidismo attraversano la placenta, quindi molto spesso i farmaci antitiroidei curano sia la madre sia il possibile ipertiroidismo del feto e in alcuni casi del neonato. C'è poi il problema del possibile effetto teratogeno di questi farmaci. Questa è una questione che va avanti ormai da tantissimi anni. Per decine d'anni in Europa si è sempre usato il metimazolo, fino a quando gli studi epidemiologici hanno fatto vedere che in una percentuale molto, molto, molto bassa di casi, però poteva avere degli effetti teratogeni anche importanti. Per cui le raccomandazioni sono nel primo trimestre di gravidanza di passare all'altro farmaco che si chiama propiltiouracile, che purtroppo per motivi commerciali, perché ormai questi farmaci non hanno più il brevetto, costano pochissimo, non è in commercio in Italia, ma è facilmente reperibile, diciamo, attraverso le farmacie ospedaliere. E questo farmaco viene raccomandato come alternativa al metimazolo durante il primo trimestre di gravidanza, che è la finestra teratogena. Però direi che la cosa più importante non è questo. La cosa più importante è che la paziente, soprattutto con morbo di Basedow, che va in gravidanza, deve programmare la gravidanza. Deve programmarla perché deve prendere una decisione. Se entrare eutiroidea con una dose bassa di farmaci antitiroidei in gravidanza, oppure se risolvere con una terapia definitiva, che è o la terapia chirurgica o lo iodio radioattivo, l'ipertiroidismo, quindi poi essere sostituita con levotiroxina e entrare in gravidanza non più da ipertiroidea, ma magari da ipotiroidea, quindi con una terapia che è molto più semplice che non quella dell'ipertiroidismo. Quindi in ogni caso queste strategie devono essere programmate, devono essere discusse con il medico, con la paziente, il ginecologo deve essere avvertito perché c'è un monitoraggio ecografico, a volte cardiologico da fare del feto durante la gravidanza, lì ci vuole il ginecologo e poi bisogna avvertire anche il neonatologo perché in rari casi questi anticorpi che attraversano la placenta poi ce li ritroviamo anche nel neonato, come avviene per tutti gli anticorpi materni, e ovviamente in quel caso raro possono provocare un ipertiroidismo neonatale che ha bisogno a quel punto, siccome la madre non c'è più attaccata, ha bisogno di una cura direttamente sul neonato.